Andy Warhol e Napoli, un rapporto nato nella metà degli anni 70 grazie all'amicizia con il gallerista Lucio Amelio, celebrato oggi con una mostra al PAN curata da Achille Bonito Oliva ed organizzata da Spirale di Idee in collaborazione con l'assessorato alla cultura e al turismo del comune di Napoli. 180 opere attraverso i ritratti di personaggi noti di Napoli che Warhol conobbe durante le sue visite, oltre alle vedute partenopee delle sue Napoliroid. Presenti anche il monumentale headline work Fate Presto, che rievoca la prima pagina del mattino sul terremoto del 23 novembre 1980, la serie di lavori Vesuvius, dove la classica immagine iconografica del vulcano si replica ossessivamente in colori diversi, e di lavori su altri elementi tipici della città. Creare la possibilità di rappresentare, di raccontare un grande artista della pop art americana, però condividerlo con un omaggio alla città di Napoli, per cui una volontà sociale di aprire all'arte contemporanea che spesso ha difficoltà di fruizione. La mediazione di un critico, in questo caso di Achille Bonito Oliva, dà la possibilità di avvicinarsi al percorso mostra già da subito, non aspettando magari di poter in casa, in uno spazio comodo, sfogliare il catalogo, ma già la mostra sarà un impaginato, un racconto definitivo per abbattere queste barriere di fruizione, per dare la possibilità a chi magari non conosce l'attività dell'artista di poterla apprezzare attraverso un'attenzione alla parte didascalica, alla parte di ingresso nelle varie sezioni, per cui una volontà divulgativa che unisce la pop art ad una città forse tra le più pop italiane, Napoli. Un dialogo che si è protratto per molti anni, sia in termini espositivi che in termini teorici. E direi sigillato poi dall'opera che Warhol ha fatto dopo il terremoto Fate Presto, che rappresenta proprio il momento di risposta alla distruzione del terremoto da parte della creazione, ovvero dell'arte che risponde con la vita. Io dico che Warhol è il Raffaello della società di massa americana, dato classicità all'oggetto di consumo, quindi è di grande attualità, è quello che è riuscito a dare dignità al quotidiano, trasformando l'oggetto comune in una forma estetica. Vetrine, il titolo della mostra, che grazie allo sponsor offrirà l'ingresso gratuito nei primi 3 giorni, crea l'idea di 4 spazi che raccolgono il dialogo fra Warhol e i vari mondi commerciali presenti nelle sue opere, per poi seguire il legame immaginario fra Napoli e New York attraverso l'empatia tra gli elementi promiscui e multirazziali statunitensi e la magmatica creatività popolare partenopea. Punto di incontro e di incrocio tra ciò che è stata una parte fondamentale del secondo Novecento e anche la necessità di cominciare a sperimentare nuovi linguaggi aperti anche alle contraddizioni del mondo presente. In questo senso di Napoli mi pare che sia una fucina in piena attività, diciamo, quel vulcano che ci simboleggia e che Warhol ha rappresentato in tanti modi e di aspetti è ancora molto attivo, diciamo, almeno da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della creatività culturale.